Mancano pochi minuti alla presentazione del nuovo direttore sportivo Magalini, ci sarà anche il presidente Di Masi e l'allenatore Mister D'Angelo. Proprio a Mister D'Angelo e al nuovo direttore sportivo Magalini chiederemo un parere per ciò che riguarda il concetto di identità, di appartenenza, che contraddistingue poi l'idea fondamentale del Museo Grigio. A fra poco. Che Alessandria sia una piazza passionale si sa, non è detto i lavori, io quindi qua a vedere la partita non ci sono mai stato, ci sono stato più volte, quindi era una componente qua. Come? Anche quest'anno? Non lo so, quest'anno non mi ricordo. Non mi ricordo. Perché quando abbini Alessandria Calcio già uno sa in che situazione di piazza che c'è comunque questo sentire, questo valore di quello che è l'aspetto sportivo. Quindi, fra virgolette, mi è stato facile comprenderlo da subito e poi in questo percorso anche seguirlo da esterno, quindi ho ben capito, ecco, quindi sinceramente. Però è una cosa che respiro altamente in positivo, perché comunque se vai a far calcio in situazioni così ti senti veramente parte integrante in una situazione che ti può portare tanta positività e tanta voglia e tanto entusiasmo. Qui mi permetto, c'è solo di essere bravi e fortunati di far bene, perché poi il resto poi bisogna fare bene, perché comunque il resto viene da solo. Non dico di conoscere bene l'ambiente perché sono passati 8 mesi, però ovviamente il presidente prima giustamente aveva notato che il primo incontro era abbastanza così, non so se teso, però non ero completamente a mio agio, perché ovviamente c'era anche la possibilità di interrompere il percorso iniziato. Questo mi sarebbe dispiaciuto, perché mi sono trovato obiettivamente bene sia a livello societario che a livello cittadino, anche vivendo pochissimo, dico la verità. Però nella città si respira il fatto che l'Alessandria sia un punto di riferimento totale. Io abito a Pescara, che è molto lontano da qui, ed anche lì conoscono benissimo la storia dell'Alessandria e noi siamo contenti, io in particolar modo, di aver contribuito a riportarla nella C1 unica. E poi adesso con i vari libri che sono usciti penso che ancora di più il nome dell'Alessandria è in circolazione, sia non solo nel mondo del calcio ma proprio in generale. Ripeto, a Pescara molti mi fermavano dicendo di conoscere la storia dell'Alessandria, dei Grigi, di Gianni Rivera naturalmente, è inevitabile, e che perciò io so qual è l'importanza del ruolo che ricopro essendo l'allenatore dei Grigi. Già entrato sul pezzo, no? Si è svelato poc'anzi, si era già spaventato sulla città, sull'entusiasmo. Sì, no, ma io quello si traspare anche quando vieni qua a vedere la partita, no. Quando siamo in giro a vedere Alessandria. Io l'ho detto, quando si parla di Alessandria si sa già che valore può avere questa città, questa squadra, che c'è qua per il calcio. Qua siete stati bravi a riuscire a finire con entusiasmo, noi dobbiamo essere tanto bravi a ripartire da quella parte. Non è un onore. Esatto, no, questo credo che sia fondamentale. Cioè, il Museo Grigio, come dicevo poc'anzi, è stato inaugurato, è solo virtuale per il momento, ma c'è il progetto di fare anche un luogo fisico. E anche il Presidente ricordava come la maglia grigia sia proprio unica, e anche qui non era un'ora di portarla in alto. Noi dobbiamo essere bravi a riempire lo stadio. Se riempiamo lo stadio vuol dire che c'è l'entusiasmo, vuol dire che stiamo facendo bene, ecco, per girare in ritardo, ecco. Certo. L'obiettivo personale è quello di portare la gente allo stadio, di riempire lo stadio, certo. Perché vuol dire che i risultati stanno arrivando. Bene, grazie, buon lavoro a voi.